Con il progetto Lemon abbiamo avviato un percorso che prevede l'aggregazione di comuni per mettere insieme un numero di fabbricati su cui abbiamo fatto un'attività di progettazione, fabbricati misti pubblici e privati, quindi coinvolgimento degli inquilini, coinvolgimento anche dei proprietari degli immobili per avere un piano di lavoro, un programma di fattibilità piuttosto sostanzioso di diversi milioni di euro. Questa è la prima fase. La seconda fase è quella della regolazione di come utilizzare il risparmio energetico, soprattutto dove sono gli inquilini. Una parte va lasciata agli inquilini, una parte verrà utilizzata per ripagare gli investimenti che si vanno a fare, mettere insieme tutte le possibili risorse da intercettare attraverso conto termico, incentivi fiscali, fondi strutturali, regionali, eccetera. E altra fase sarà quella del reperimento dei finanziamenti, perché prevediamo che per partire coi lavori noi ci faremo carico del 70% delle risorse attraverso credito bancario e un 30% lo chiederemo all'impresa ESCO, che eseguirà i lavori e gestirà gli immobili successivamente. La parte finanziaria è importante perché abbiamo bisogno di, con gli istituti bancari, trovare risorse adeguate a dei tassi di interesse molto bassi. Il lavoro finale ovviamente sarà quello della realizzazione, come dicevo prima, attraverso un'impresa che si assume una parte del rischio. Noi ci assumiamo il rischio della solvibilità degli abitanti, degli inquilini, la parte dell'impresa, la ESCO, si deve garantire il rischio dei lavori, dell'esecuzione dei lavori, soprattutto della buona gestione che dovrà essere fatto per fare in modo che tutto stia nella sostenibilità economica e finanziaria degli interventi che stiamo progettando.